Certo, torniamo un passo indietro. Io non capisco e avevo posto il problema. Lanzalone non è in contratto quando io. No. Però mi dicono lo stiamo Sì. facendo, quindi uno non può far rigido fino all'esasperazione. Accettiamo Lanzalone. Dopodiché, però, il Comune di Roma ha centinaia di avvocati nell'avvocatura, uno più bravo dell'altro. Quindi non capisco perché deve venire il grande genio da Genova, visto che io avevo 100 avvocati. Le dico, uno più bravo dell'altro. È questo il tarlo che sta rodendo le amministrazioni, cioè ogni amministrazione si porta il consulente legale e dove andiamo a finire? E allora la struttura dello Stato che appunto ha formato un'avvocatura che è stata famosa, negli anni del fascismo l'avvocatura del Comune di Roma era il massimo della bravura in termini legislativi. E dove andiamo a finire? Cioè, quello che sostengo io, che stiamo distruggendo le amministrazioni pubbliche, questo sta avvenendo con questa appunto disinvoltura nel chiamare tutti i più straordinari appunto consulenti, che tanto straordinari non sono, non mi sembra che siano.